Premio speciale, miglior romanzo di documentazione storica, Una rosa per Teresina di Emilio Grimaldi, e come delegato c'è l'editore Marco Marchesi. Benvenuto. Complimenti. Due suoi autori questa sera premiati, uno nella sezione narrativa, l'altro nella sezione poesia. E Una rosa per Teresina ci ha fatto piangere tutti, ha fatto piangere me, ha fatto piangere i nostri componenti di giurì. Un libro, quando un autore manda uno scritto all'editore, l'editore dice: ma con questo che faccio? Secondo me pubblico o non pubblico? La sua è una casa editrice Noea, se non sbaglio, vero? È una casa editrice Noea, non a pagamento. Non a pagamento, questo è importantissimo, infatti non pubblico su contributo. Ora se vi incuriosisce mettetevi in contatto con lui. Esattamente, la casa editrice è a Cleto, in provincia di Cosenza. Botteghe, diciamolo, botteghe, come si chiama? Officine editoriali da Cleto, ecco. Esattamente. Okay. E noi siamo una casa editrice non a pagamento, abbiamo fatto questa scelta, vale a dire noi selezioniamo e pubblichiamo secondo naturalmente il nostro... editoriali, facciamo le nostre scelte, sono scelte naturalmente non oggettive ma assolutamente oggettive, quindi anche criticabili, opinabili. È importantissimo, è importantissimo quando un editore crede in un libro, in un manoscritto, e quindi lo pubblica gratuitamente. È importante questo. È importante perché? Perché fa selezione, perché chi pubblica a sue spese, fa selezione delle opere, non è come case editrici che pubblicano di tutto e di più e tanto che vi interessa, non gli interessa nulla, anche prendi i soldi, poi non vengono seguiti. Lui è un esempio, oggi è qui in rappresentanza dei suoi autori, proprio perché era investito nel libro. Se si fosse intascato già 2.000, 2.500 euro, 3.000 euro, 50, 100 copie, ma che ce l'aveva già fatta in Italia? Oh no, lo diciamo in Calabrese, che gliela faceva fare? Sì, dal punto di vista economico uno sta facendo. Sì, sta bene, ma succede così. Ecco perché io la prima volta, perché quando si è, diciamo, agli inizi, non si sa, il primo libro io l'ho scrissi dedicandolo a mio padre, raccontando proprio la sua storia. E l'ho fatto con un editore calabrese, che adesso non dico il nome, però purtroppo su contributo. Da lì non lo sapevo e quindi pubblico su contributo, ma da allora in poi mai più. E quindi ho fatto 9 pubblicazioni di narrativa più 3 di poesia, ma sempre con case editrici non a pagamento, perché comunque io le mando un manoscritto mio. Ma volentieri. Lo che voglio farà. Mi posso permettere, sì, di dire una cosa? Nella linea editoriale della nostra casa editrice noi abbiamo aggiunto anche un'altra cosa. Sono veramente con il cuore benvenuti gli esordienti, quindi chi si cimenta per la prima volta alla pubblicazione di un libro, perché oggi appunto mettendo da parte l'editoria a pagamento, su commissione, chiamiamola così, gli spazi sono veramente pochi per i giovani esordienti, e invece ci sono tantissime persone che scrivono cose meritevoli di essere pubblicate, di essere conosciute dal pubblico. Sì, dobbiamo dire pure una cosa, molti giovani vengono anche chiusi dalle case editrici a pagamento. È vero. Mi è capitato con una ragazza che conosco da tempo, figlio di un'amica, e mi mandò un manoscritto. Mi ha detto: Anna Laura, se fai una lettura tu, se mi consigli poi a chi mandarlo. Io quando l'ho letto sinceramente ho detto no, questo non è idoneo alla pubblicazione, perché comunque non si capiva dove era l'inizio, dove era il centro e dove era la fine. Un guazzabuglio aveva fatto nel periodo Covid, e gli ho consigliato di non mandarlo questo libro. Lei invece l'ha mandato. Manda questo libro a una casa editrice e gli dice: sì, come no, lo pubblichiamo subito, 3.000 euro. E per farvela breve, questa ragazza si stava indebitando, stava facendo anche indebitare la mamma, perché gli avevano fatto il contratto di 3.000 euro, le pubblicavano il libro. Mi sono sentita veramente una grossa responsabilità morale quando me l'ha detto. Ho chiamato questo editore, che alla fine mi ha sbattuto il telefono in faccia e mi ha detto: signora, ma stamattina vi siete alzata così che avete preso il telefono? No, gli ho detto: voi rovinate una ragazza, ma chi l'ha valutato questo libro?
Poi alla fine non gliel'hanno pubblicato più, perché comunque gli ho detto non è possibile che voi illudete così le persone, perché ecco perché è importante, non è tanto perché dice vado a spendere per pubblicare un libro, no, perché non fanno selezione e quello è importante. Pure nei premi, nei concorsi, partecipate dove leggono le poesie, dove le valutano, dopo, dove le opere che voi mandate vengono valutate veramente dalla giuria. Quando vedete quei concorsi che premiano 50, 60, 70 persone, ma stiamo scherzando, ma veramente non c'è un'opera che prevale su un'altra? Non è così, non vanno cultura, fanno commercio, fanno vetrina, e quindi non va bene. Detto questo, poi io la chiamo di nuovo per l'altro autore, leggiamo la motivazione di Una rosa per Teresina. Legge Maria Teresa Buccelli, premiamo, ci mettiamo un pochino più al centro. Grazie. Maria, scusate nelle scale. La motivazione, scritta da Maria Mollo, Una rosa per Teresina, di Emilio Grimaldi, è un documento storico, una preziosa testimonianza che altrimenti sarebbe caduta nell'oblio, ricco di intrecci storici e di arte in tutte le sue sfaccettature. La sensibilità espressa nel doloroso racconto porta alla luce una storia vera, intensa, toccante e che ristabilisce una giustizia per troppo tempo attesa. Prego, questo complimento, forse il nostro complimento, io il libro l'avete preso? Sì, l'ho visto giù. Ah, qua. Thank you.